Salve a tutti ragazzi e bentornati su Quei due sul server 2 con la rubrica che si chiama Cosa ne pensate di? Ed è in realtà un modo per fare chiacchiere a buffo su argomenti a buffo suggeriti da voi. La verità è che oggi però l'argomento non è un argomentino piccino picciò. No, si parla di microtransazioni e Roman Kiss 95 ci ha chiesto sul nostro Instagram, Irognosi, cosa ne pensate del fatto che nel prossimo futuro ci saranno le microtransazioni in tutti i giochi. Allora, questo non è un fatto, è una possibilità. Cioè, è possibile che domani non si riesca più a trovare un gioco libero da questo orribile fenomeno delle microtransazioni, così come è possibile che un domani a tutti i videogiocatori del mondo girino i coglioni per queste microtransazioni, si imbraccino torce e forconi e si vada sotto la casa delle software house a bucare le ruote, a pisciare sui muri, a tirare uova marce. Non succederà mai, perché le comunità si andrebbero a mixare, cioè prendi la community di Dark Souls che va in giro con quella di FIFA. Ma si menano prima di arrivare sotto la casa. Perdono quelli di Dark Souls. Perché tentano di parare i colpi, ma lo fanno con un tempismo completamente assurdo. E prendono pugni in faccia. Ma su Dark Souls funziona, paro dopo. Invece prendono pugni in faccia e poi fanno. Aspetta, ma su Dark Souls è proprio così. Dammene un altro. Scherzi a parte, questo è cattivissimo. Questa è pura verità. Volete le immagini? Vi mostro le immagini. Su Dark Souls per fare un parry. Dai, smettila. Allora, la spada proprio ti deve entrare qua dentro la culizia. Poi deve uscire dal fegato. Quando stai sanguinando, fai. Oh, e tutto torna indietro. Praticamente tu porti indietro il tempo. È vero, no, ve lo mostro. Ormai chi ci segue sa che noi ci scherziamo su queste cose, però è divertente perché è vero. Una punta di verità. Cioè, allora, no. Parliamo delle microtransazioni. Il discorso è che le microtransazioni sono qualcosa di cui l'industria dei videogame non ha bisogno. Cioè, mi spiego meglio, perché un'azienda che produce AAA ha bisogno di spillarti 50 centesimi, 2 euro, 3 euro ogni tanto? Perché devono riprendere i costi di una campagna pubblicitaria che è qualcosa di insostenibile. Parliamo di soldi e soldi. Avete visto, tempo fa ci fu Eminem a pubblicizzare... Sì, poi Kevin Spacey. Poi Kevin Spacey. Nel prossimo ci saranno Prince e Michael Jackson. Lo so, sono morti, ma li hanno clonati per fare questa... Adesso si usa fare campagne pubblicitarie ultramilionarie, addirittura il 50% dei soldi investiti per un videogame è dedicato a quello. Quindi 50% per lo sviluppo, il 50% per la pubblicità. E si dà per scontato che anche se poi tutta l'utenza parla male del tuo gioco perché hai fatto un gioco banalissimo, spacciandolo come una gran rivoluzione, tu ci guadagnerai. Ma non andrebbe meglio fare un gioco fatto bene che poi sia pubblicizzato dall'utenza stessa e risparmiare quei soldi senza andare a martellare continuamente per una spadina, per un cappellino? Perché tanto io credo che adesso la community sia la migliore pubblicità che tu possa avere. Sì, ma YouTube è la migliore pubblicità che tu possa avere, anche gratuitamente, perché se prendi Venerdì 13, che è un gioco che è partito, diciamo, tra molte virgolette, dal basso, però è esploso grazie a YouTube. Sono stati tantissimi giochi esplosi grazie a YouTube. Minecraft è esploso e continua a stare sulla cresta dell'onda grazie a YouTube. Peggle, Takedown Red Saber. Ora, Peggle è un bel giochino, è un giochino rilassante, divertente, la PopCap non sbaglia su queste cose, però per dire, non so quante persone abbiano acquistato Peggle perché si divertono a guardare i nostri video, si divertono a vedere noi che ci divertiamo. Takedown Red Saber non è esattamente il gioco dell'anno. È una mezza cagata di gioco, però siccome ha degli aspetti divertenti perché è ridicolo, proprio ridere tanto, tanta gente l'ha acquistato per merito, tra virgolette, un redipe colpa nostra, ecco, mo, quelli sono giochi terribili, uno li compra per farsi delle risate, però se tu fai un gioco talmente bello che poi la gente ne parla, è come quando un video viene condiviso se funziona, se piace molto, così viene condiviso anche un parere positivo su un gioco. Ora, ci sono delle case di sviluppo che non faranno mai e poi mai questo tipo di scelta sulle microtransazioni. Assolutamente. Prendi From. From Software non è proprio una software house, From Software è una parrocchia. Una setta, una religione, ecco, cioè loro
al massimo ti chiederebbero: dona anche tu l'8x1000 alla Casa delle Anime. Ogni anno i nostri missionari fanno il lavaggio del cervello ai casual gamers, mostrandogli la luce. Sono in prima linea nelle scuole, nelle case, da GameStop. Ti vuoi comprare un gioco leggero? Ma che, loro ti spezzano le gambe e ti cagano in testa e lodano il sole. Sì, l'8x1000. L'8x1000. Ad ogni modo, le microtransazioni, adesso spezzo una lancia in favore delle case di sviluppo. Le microtransazioni servono anche per sostenere i continui aggiornamenti. E non sto parlando della risoluzione dei bug, quello dovrebbe essere fatto a priori. Però ci sono gioconi del calibro di GTA che hanno delle infrastrutture molto molto pesanti da sostenere. World of Warcraft aveva un abbonamento per sostenere il costo dei server. World of Warcraft però adesso ha solo la sua base di utenza molto affezionata. Adesso quello che funziona sono le microtransazioni. Quindi acquisti i soldi in game, li utilizzi per acquistare stronzate virtuali in game, quindi su GTA le macchine, i carri armati, il vestiario. Però quel costo lì serve per sostenere l'azienda, che altrimenti tempo 2, 3, 4 anni andrebbe in fallimento, perché sono costi molto importanti da sostenere. Però qui stiamo parlando di un gioco che dall'oggi al domani cambia continuamente. Cioè ci sono nuove razze, nuove aree, nuove quest, insomma è un gioco che effettivamente va espandendosi. Quindi non è che le microtransazioni siano il male in generale, le microtransazioni sono nate con questo scopo, con lo scopo di offrire sempre di più al tuo pubblico e di mantenere un ingresso economico che permetta di fare questo, continuare a lavorare. Adesso invece ci sono giochi che nascono oggi, muoiono tra 2 mesi, non ne parla più nessuno, i server sono vuoti, che c'hanno le microtransazioni. Quello è il male, non le microtransazioni che hanno senso di esistere. Cioè su un FPS non è possibile, dai, non è possibile, cioè, c'è un fucile che spara meglio? Ma perché lo devo pagare di più? Questo gioco fra 3 mesi è morto, non ne parlerà più nessuno. Perché devo comprarmi un fucile a 3 euro? Avanti, è inutile, completamente inutile, e sbilancia pure il gioco. Quindi non solo è una spesa, quindi dà fastidio, ma poi il gioco diventa un chi compra di più spara meglio. Però fateci sapere il vostro parere, perché delle microtransazioni potremmo parlare ore. Abbiamo affrontato una live poco tempo fa con i compagni Eros, ormai li chiamiamo così, andate a recuperare la live, mi raccomando, e lì abbiamo affrontato questo argomento in maniera un po' diversa sotto a tutti i punti di vista, no? Ogni volta voi riuscite ad avere un punto di differente dal nostro. E sarebbe anche strano il contrario. Beh, non è vero, non è detto. Molti la vedono come la vediamo noi. Vabbè, non ho detto che non ci sono degli imbecilli là fuori.